A Ferdinando Rebecchi, responsabile della rete di BNL BNP Paribas Life Banker, domandiamo se effettivamente questo MiFID 2, lo spauracchio che è stato individuato dalla indagine McKinsey, con riduzione dei margini tra il 5 e il 10%, è realmente un pericolo? Allora, io capisco che ci sia, soprattutto qui, in casa di ANAS, che è il primo sindacato dei consulenti finanziari. Associazione di categoria, ci tengo. Associazione di categoria, ma la prima in Italia, dei consulenti finanziari, certo. Capisco che ci sia questo tipo di preoccupazione. Innanzitutto dobbiamo cercare di non defocalizzarci troppo da che cosa è la MiFID 2. Innanzitutto la MiFID 2 è un qualcosa che va a tutelare il cliente e va a spostare sempre di più l'attività del consulente finanziario dalla vecchia promozione vendita alla consulenza finanziaria, quindi sia per il cliente che per la categoria è un'opportunità. Se poi la domanda è ci sarà una diminuzione dei costi per i clienti e quindi questo si rivelerà nella catena del valore, la risposta è sì, e probabilmente è vero, condivido la ricerca di McKinsey che si potrà potrà arrivare da un 5-11% di quello che oggi è il costo attuale per il cliente, ma anche questa però è la media. Non tutti i competitor hanno lo stesso pay medio, non tutti i clienti pagano le stesse commissioni per i competitor. Noi abbiamo appena terminato una nostra ricerca che ci conferma che il nostro pricing medio a parità di prodotto, a parità di qualità del prodotto, è sicuramente sul livello più fair che ci sia oggi sul mercato. Ma questo è anche perché abbiamo pensato così fin dall'inizio. Noi, come diciamo sempre, siamo MiFID 2 nativi e quindi quando siamo partiti conoscevamo già i pilastri che avrebbero caratterizzato la MiFID 2 e quindi abbiamo già prezzato in modo molto fair. Quindi se è vero che ci sarà un abbattimento dei costi per il cliente, quindi per il fatturato per tutta l'industria a partire dai produttori del 5-10%, poi questo si riverberà in modo diverso presso le diverse reti, quindi presso i diversi strumenti finanziari. Però vede, quando io all'inizio dicevo rischiamo una defocalizzazione rispetto a quello che è veramente la MiFID 2, quando lo dico sono probabilmente molto condizionato da chi siamo noi e dal tipo di modello che abbiamo pensato. Ogni realtà è diversa. Perfetto. Cioè la media del pollo di Trilus non va bene in questo settore. Giustissimo. A, per il ragionamento che facevo prima. B, perché non tutti i modelli di tutte le reti sono uguali. Ci sono molti modelli diversi e questo secondo me è un valore per la nostra industria, perché ogni consulente finanziario può decidere di andare a operare con aziende con modelli diversi. Il modello che abbiamo pensato noi è un modello grazie al quale, offrendo una consulenza davvero a 360 gradi, ma su serie, e libera di conflitto di interesse su serie clienti, la possibilità di allargare la base clientela e la possibilità di fatturare con i clienti si amplia notevolmente. Ottimismo, quindi? Assolutamente sì, ma tra l'altro la ricerca di McKinsey l'ha anche confermato. Io sono convinto che anche concentrandoci su una fascia di clientela sempre più affluent e private, che è quello che praticamente sta avvenendo nel mondo delle reti, ci siano delle grandi opportunità, ma perché ci concentreremo sempre di più sulla consulenza. E vede, ammesso che quello che le reti fatturano sul prodotto possa diminuire un 5-10%, visto che andiamo verso la consulenza, che è perfettamente quello che vuole il regolatore, il cliente comincerà a pagare, a valorizzare, a pagare il valore della consulenza, che non sono le performance. La performance è un'altra cosa, la consulenza vuol dire controllare il rischio, vuol dire maggiore disponibilità, maggiori strumenti, maggiore diversificazione. Grazie, grazie Rebecca, grazie. Prego.